Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora raga, spunti dalle nazionali interessanti, spunti su cui dibattere, spunti su cui essere un pochettino preoccupati su alcune cose. Prima di parlarne però ragazzi, il link nel primo commento in alto, venite su Telegram ragazzi, perché il 12, il giorno di Italia-Ucraina, vi regalo tutto sto popò di roba. Tutto sto popò di roba della nazionale, maglie, tute, prima maglia, seconda maglia, terza maglia, tuta, contro tuta, tutta bianca, tutta azzurra, tutta meno azzurra, ci sono tutte ragazzi, vi regalo tutta questa roba, quindi non vincerà solo una persona, ci sono 9 pezzi in palio fra tute e maglie. Venite su Telegram perché il 12, il giorno di Italia-Ucraina, vi spiego tutto su Telegram, ok? Fate la richiesta di entrare e io personalmente vi accetto e vi faccio entrare sul canale Telegram. Spunti nazionali. Allora, Dumfries, Thuram, Sanchez, Giroud. In vista derby. Da dove partiamo? Partiamo da un Dumfries scintillante. Ragazzi, io la prima partita dissi, la prima partita di campionato dell'Inter, ma vuoi vedere che quest'anno la concorrenza del colombiano gli fa bene a Dumfries? Perché sai, l'anno scorso non è che avesse tutta sta gran concorrenza. Quest'anno sapere che c'è dietro, che scalpita uno che antipatico, antisportivo, cascatore, simulatore, tutto quello che vogliamo, però l'effort potrebbe giovare al buon Django. E il buon Django è partito a razzo. Ieri sera con l'Olanda il buon Django 3 assist. 3 assist. Diciamo che poi l'ultima cosa, l'ultimo passaggio, l'ultima giocata sono spesso stati un po' il tallone d'Achille di Dumfries, che magari dicevamo, cazzo, fa sempre tutto bene finché non arriva sul fondo, poi sbaglia il cross, sbaglia l'ultima giocata, sbaglia l'ultima cosa. Cioè, Django non è vecchio, quindi ha ancora tempo per migliorare e secondo me, tocchiamoci maroni, ma secondo me sta migliorando anche in questa fase. Sta migliorando anche in questa cosa qui che forse gli mancava, quindi benissimo. Delle volte vedete le nazionali, delle volte rompono le palle perché ti mandano indietro i giocatori spompati, ti mandano magari dietro un giocatore infortunato. In questo caso però possono galvanizzare ancora di più giocatori che magari sono già in un buon stato fisico e mentale come Dumfries. 3 assist, questo è galvanizzato ancora di più, ma così come Thuram, che ieri ha segnato con la sua nazionale, ha fatto anche un bel gol. Settimana perfetta per Marcus Thuram, che se non sbaglio ha fatto, oltre al suo primo gol nell'Inter, mi pare di aver capito, non vorrei dire una cazzata, ma mi pare che quello di ieri fosse anche il suo primo gol con la nazionale maggiore. Quindi settimana da incorniciare per Thuram, immagino che il morale in questo momento di Thuram sia pum 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 in vista del derby. Cioè, quindi delle volte magari le tanto vituperate nazionali possono gasare ancora di più i giocatori. Nota un po' più dolente e sulla quale circola un po' di mistero. Sanchez, contrattura, non contrattura, infortunio. C'è chi dice, ma se è infortunato cosa è partito a fare per il Cile? Poteva stare a casa. Piniglia è intervenuto dicendo, se era infortunato restava a Milano, non è infortunato, ha una semplice contrattura, adesso la prima partita che giocherà al Cile lui non la giocherà, forse giocherà quella dopo e comunque non è detto che non sia a disposizione sia per la seconda partita del Cile che per la seconda partita scusate, che per la partita contro il Milan. È chiaro che un po' di mistero c'è, visto anche che comunque non giocava da tanto tempo,
se ne poteva anche rimanere a Milano, però io questo discorso l'ho fatto anche, ho dedicato anche un video a questa cosa. Sarebbe bello se lui alla sua età rinunciasse anche alla nazionale, però bisogna anche rendersi conto che lui là è il giocatore più forte della squadra. E quindi come fa l'allenatore del Cile a farne a meno? È normale che continuino a chiamarlo. Girano un po' di voci su questo problema di Sanchez, che non, quelle che so io non le voglio divulgare, anche perché non le vorrei cercare di confermarle prima, vorrei cercare di capirle meglio. Vedremo, speriamo che sia come dice Piniglia, che sia solamente una contrattura, un problema da niente, e speriamo che possa tornare presto in condizione. Detto questo, però, delle volte le nazionali possono anche avere dei risvolti negativi, come è successo per Giroud, che ieri è uscito malconcio, però sulle sue gambe. Preoccupazione ieri sui social, sui blog e sui siti rossoneri, si è girata la caviglia di Giroud, c'è chi ha fatto anche ironia. Io sugli infortuni non faccio mai ironia, perché il male fisico non lo augura nessuno, anche perché io credo molto nel karma, quindi credo che nel momento in cui io mi mettessi ad augurare, a sperare il male degli altri, sono sicuro che poi torna indietro. Quindi non auguro il male fisico a Giroud, però secondo me, stamattina ha già un po' tranquillizzato Giroud, secondo me ce la dovrebbe fare per il derby, anche perché di solito quando una distorsione alla caviglia o un problema alla caviglia è molto molto importante, non te la fanno appoggiare, non ti ci fanno camminare sopra, ti vai sulla barella e ti portano loro. Lui ieri è uscito sulle sue gambe, quindi sicuramente avrà avuto male, sicuramente stava meglio prima, però di solito quando uno esce sulle sue gambe e i medici che sono lì pronti comunque ti consentono di uscire sulle tue gambe e di camminarci anche appena appena sopra, vuol dire che non è una roba gigante, altrimenti ripeto, ti siedi sulla barella con la tua gamba stesa e ti portano fuori. Io quando giocavo nella mia scarsezza, uno dei problemi più grossi che avevo erano sempre le caviglie, mamma mia, cloc, 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 cloc. Sempre dei meloni, almeno 4-5 volte con dei meloni, l'ultima volta anche al derby degli youtuber, alla youtuber summer cup, un melone, da lì ho detto proprio basta, e quando la caviglia ce l'hai messa così che prendi proprio una storta di quelle che senti proprio che ti si strappano i tessuti, lì non ci cammini sopra, lì. Quindi secondo me Giroud potrebbe farcela, adesso sta a riposo, ci metterà del ghiaccio, secondo me dovrebbe farcela, anche perché comunque insomma Giroud è il giocatore più importante del Milan, è il rigorista, quindi essendo il Milan una squadra che gli dà 1-2 rigori a partita, non gli puoi togliere il rigorista, capisci? Gli togli il rigorista, sono cazzi amari solo. Quindi diciamo che le nazionali per il momento, perché ci saranno ancora tante partite delle nazionali, vedremo anche le nostre dell'Italia. A proposito, il post partita dell'Italia li farò entrambi sull'app gratuita di Numero 10. Mi raccomando, seguitemi anche lì, magari qui farò le pagelle, vedremo. Oggi parto per la Romagna, vado 2-3 giorni a casa dei miei genitori, ne approfitto di questa sosta della nazionale e poi torno a Milano il 13, e che c'è Italia, il 12, che c'è Italia-Ucraina. Mi raccomando ragazzi, link nel primo commento, eh. Venite su Telegram, vi accetto tutti, e poi il giorno di Italia-Ucraina vi spiego come fare per poter vincere tutto questo materiale della nazionale. Ok? Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi come dico sempre fate quel cazzo che vi pare. Ciao!